Gentili telespettatori, buonasera, bentornati a Turnover, 30° appuntamento stagionale con la trasmissione che analizza il calcio dilettantistico partendo dall'eccellenza per finire alla seconda categoria. Oggi uno strappo alla regola perché domenica scorsa c'è stato il girone G di Serie D, un incontro al vertice, noi abbiamo seguito questo incontro, quindi per parlare di Sorrento Paganese finita 2-2 vediamo la sintesi e l'intervista a Mr. Maiuri. Sì, noi siamo partiti molto bene, peccato non aver vinto questa gara perché abbiamo, secondo me, dimostrato di essere superiori a loro in campo. Abbiamo avuto un inizio molto molto buono, dove li abbiamo messi sempre sovente in difficoltà, siamo andati in vantaggio, doppio vantaggio, poi è scaturito questo calcio d'angolo da un fallo netto su Carotenuto in mezzo al campo, ne è venuto fuori questo calcio d'angolo dove noi chiaramente potevamo fare difensivamente molto meglio. E poi dopo abbiamo perso un pallone così, no? In mezzo al campo e abbiamo preso poi il gol del 2-2. Abbiamo un attimino traballato perché è normale. E poi piano piano ci siamo ripresi, abbiamo un po' il secondo tempo, 5-6 minuti, loro avevano un leggero predominio in mezzo al campo, soprattutto sui secondi palloni, poi i cambi invece ci hanno dato una svolta importante, che non abbiamo prodotto molto perché avevamo anche delle caratteristiche atipiche negli attaccanti, però secondo me c'è stata questa situazione finale, che è stata una situazione dove io dalla panchina ho visto che era rigore, perché ho visto che è entrato sul piede che poggiava sulla linea dell'area, poi magari sarò smentito dalle immagini televisive. Dopo aver visto una gara di cartello di Serie D, ora tuffiamoci nel campionato di eccellenza, nel girone B, con i risultati della 29esima giornata. Ad Ercolano, Solofra batte Ercolanese 2-0. A Mugnano, Carotenuto, San Marzano 1-1, Baronissi batte Giffoni 1-0, Vighe Quenze, Lions, Mons, Militum 0-1, Virtus Avellino, Buccino 1-1, Cervinara, Castel San Giorgio 1-0, Costa d'Amalfi, Faiano 3-0, Lioni batte Sant'Agnello 2-1, Scafatese, Agropoli vince fuori casa la squadra dell'Agropoli per 2-0. Classifica: San Marzano 74, ad un punto dalla promozione, Agropoli 60, Scafatese 57, Solofra 51, Cervinara 49, Ercolanese 41, Virtus Avellino e Baronissi Costa d'Amalfi 37, Giffoni Lioni 36, Buccino, Lions Mons Militum, Carotenuto 31, Vighe Quenze 27, Faiano 26, Sant'Agnello 21.
Prossimo turno, Solofra Cervinara, Castadamalfi Ercolanese, Ginfoni Viche Quenze, Castel San Giorgio Baronissi, Faiano Buccino, Agropoli Carotenuto, Lions Mons Militum Lioni, San Marzano Virtus Avellino, classifica marcatori, Evacuo 20, Kevin Giorgio 16, Cirelli 15, Elefante Castagna 14. Iniziamo dal big match, vuol dire tra Scafatese ed Agropoli, una gara dove la Scafatese doveva vincere, però al di là di tutto ciò abbiamo sentito l'intervista del presidente Giordano che non è contento della piazza, non è contento del comportamento dei tifosi, ma soprattutto pensa alla sconfitta. Una sconfitta maturata con una squadra, quella dell'Agropoli, cinica, spietata, che ha avuto in Natiello l'importanza del goleador, però una squadra della Scafatese che ha giocato bene, ma alla fine si è dovuta arrendere. Noi di questa partita abbiamo la sintesi, l'intervista alle guidate al presidente Giordano. Che partita è stata, Pasquale? Il risultato non è bugiardo, di più, questa squadra non meritava di perdere. Diciamo, abbiamo avuto avvisi di accorti che eravamo in 10 contro 11, nessuno se ne è accorto. Quindi la realtà è che la squadra non meritava di perdere, io alla squadra non posso che fare un plauso per tutto l'impegno che ci hanno messo, per la grinta e la voglia con la quale hanno lottato. Non siamo stati fortunati e questo nel calcio c'è. No, la partita, secondo me, lo dicevo in settimana ai ragazzi, questa partita l'abbiamo persa a San Marzano, perché non si possono regalare 3 giocatori all'Agropoli oggi. Oggi eravamo deficitari di Esposito, di Alvino e Iommazzo, che non è semplice sostituire, anzi io devo ringraziare i calciatori perché oggi hanno giocato fuori ruolo. Stefano Costantino mi ha fatto un lavoro eccezionale da terzino a destra e li devo solo che ringraziare. Noi siamo rimasti in partita fino a quando l'arbitro non ha decretato il 2-0, parlo del rigore per l'Agropoli. Avevamo avuto anche tante occasioni prima del secondo gol dell'Agropoli, poi siamo usciti fuori definitivamente dalla partita. Andando avanti, parliamo ora della squadra del San Marzano, ad un passo dal balzo in Serie D, dopo aver imbattato anche in Coppa Italia nei quarti, in quel di Barcellona Pozzo di Cotto, 1-1. Adesso c'è il ritorno il 22 aprile in casa del San Marzano. 1-1 finisce la partita, il San Marzano domina, però alla fine viene raggiunto al 95esimo. Di questa gara abbiamo la sintesi che mandiamo in onda. Thank you.
posizione in classifica occupata da Cervinara, che si è Cervinara che batte il Castel San Giorgio. Gioca un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo arretra un pochino l'arco del gioco, non soffre chissà che, però alla fine 1-0 che fa soprattutto ritornare alla vittoria gli uomini di Mister Liano, che sabato prossimo sono attesi dal big match in casa del Solofra. Di questa gara abbiamo la sintesi che vi mandiamo in onda. Costa d'Amalfi Faiano era un incontro, forse un'ultima spiaggia per il Faiano. Faiano che ha sulla panchina Alfonso Pepe, il nuovo tecnico dopo le due settimane di Carrannante, si cambia ancora, quindi si cercava di dare uno scossone all'ambiente. Non è stato così, alla fine Costa d'Amalfi ha vinto per 3-0 meritatamente. Noi di questa gara non abbiamo immagini, però siccome siamo stati sabato alla presentazione del nuovo presidente, vi mandiamo in onda il servizio della presentazione della nuova società. È una grande responsabilità che io mi prendo senza alcuna paura. Allora, prima di tutto lasciatemi ringraziare le bellissime parole del Salvatore De Riso, che per me è il presidente di questa squadra e che ci accompagnerà per molti anni, e ringrazio perché ha detto grandissimo imprenditore, ed è con questa forza, questa ambizione che io ho preso in mano un progetto che ha un asset fondamentale, quello della competenza. Con Salvatore abbiamo parlato molto di questo, perché oggi servono le skill nel mondo del calcio, così come in tutti i settori, e l'ho visto sulla mia pelle, e noi dobbiamo portare tutte quelle pratiche di digitalizzazione e di innovazione anche nel calcio, e io poi ho un'azienda di digitalizzazione, quindi sono parte integrante di questo processo innovativo. E il Costa d'Amalfi è nato attraverso amici, ma anche partner che conosco nella costiera, soprattutto Andrea Lauro, che è un amalfitano e che è l'amministratore delegato della mia società. C'è stata questa opportunità, con Salvatore subito ci siamo sentiti in sintonia, io devo imparare moltissimo da lui come imprenditore per tutto quello che ha fatto, ma siamo molto ambiziosi. Il Costa d'Amalfi avrà un progetto, come dicevo prima, di competenza, dando risalto al settore giovanile, che ancora oggi è un asset fondamentale, lo sarà ancora di più. E io stamattina nella rifinitura con i ragazzi, dove è stato emozionante,
gli ho detto: ragazzi, dobbiamo guardare la classifica verso l'alto, perché l'intenzione del progetto è quello di salire di categoria, perché questo brand Costa d'Amalfi è già conosciuto in tutto il mondo e dobbiamo far vedere che anche il calcio è innovativo a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Oggi lascia il timone, cosa si prova? Guarda, io sono emozionato come quella volta che mi hanno chiamato per far parte di questo progetto ambizioso che è quello del Football Club Costa d'Amalfi. Sono stato onorato a essere presidente per 7 anni, ho cercato di contribuire al meglio per creare i risultati che poi sono arrivati inaspettati. Siamo molto contenti e quindi colgo l'occasione di ringraziare soprattutto tutto lo staff, chi ha collaborato, tutti i ragazzi, le squadre e chi ha partecipato in questi anni per portare in alto il nome della Costa d'Amalfi. Naturalmente questa avventura per me finisce, ma finisce relativamente, perché io sarò sempre presente, sarò sempre vicino al Costa d'Amalfi, sarò uno degli sponsor del Costa d'Amalfi, ma i miei impegni professionali non mi permettono più di essere presente come vorrei e quindi tutti insieme siamo riusciti a trovare un grandissimo imprenditore che è il dottor Savino, che è qui vicino a me, che appunto noi speriamo con la sua capacità, con le sue competenze, che possa portare avanti ancora di più, ancora meglio i risultati e il nome della squadra del Costa d'Amalfi. Ebbene, abbiamo visto un pochino tutto ciò che è successo nel campionato di eccellenza Girone B. Della prossima giornata abbiamo detto un interessantissimo sull'Ofra Cervinara, ma anche Agropoli Carretenuto non è da meno, come Lanz Mons Militum Lioni e soprattutto San Marzano Virtus Avellino. Qui potrebbe bastare un punto agli uomini di mister Fabiano per staccare il biglietto per la Serie D. Promozione Girone A, questi risultati delle due squadre sannite che ci interessano. Puglianello batte Migri 3-0. Castelvolturno batte Virtus Godi 3-1. Prossimo turno Virtus Godi Casal di Principe, Neapolis Puglianello. Qui è un incontro al vertice perché il Neapolis è la seconda forza del campionato. Promozione Girone C, 25esima giornata. I risultati: Città di Avellino Castelpoto, vince il Castelpoto fuori casa per 5-1. Piedelcina Forza e Coraggio vince la Forza e Coraggio 3-2 fuori casa. Avellino Ponte vince il Ponte fuori casa per 3-2. Ottaviano batte Montesacchio 5-1, Apice batte Baiano 2-1, Bellizzi batte Savignanese 2-1, a Gesualdo Cimidile batte Gesualdo 1-0, Bisaccese batte San Vitaliano 5-1. Classifica: Apice 65, sempre vicino al traguardo, Cimitile 54, Castelpoto 46, Forza e Coraggio 44, Ponte 39, Bellizzi 38, Baiano, Montesarchio 36, Ottaviano 35, Savignanese 33, Gesualdo 30, Piedelcina, San Vitaliano 29, Bisaccese 23, Città di Avellino 11, Avellinum 5. Prossimo turno: Castelpoto San Vitaliano, Cimitile Ottaviano, Montesarchio Apice, Città di Avellino Piedelcina, Forza e Coraggio Avellinum, Ponte Gesualdo, Savignanese Bisaccese, Baiano Bellizzi. Marcatori: Spiga 14, D'Andrea Di Benedetto 13, Volzone 12. Si affaccia nell'alta classifica dei cannonieri Zerrillo con 11 gol insieme a Di Pietro. Ma prima di parlare della giornata, diciamo che scoppia il dilemma retrocessione nei campionati di promozione. La Lega mette in atto un vero e proprio blitz, anche se gli spetta di poterlo fare, però riduce le retrocessioni ad una sola, quindi non ci sarà più due squadre a retrocedere e quattro a disputare i play-out, ma sarà una sola retrocessione in promozione con la squadra quint'ultima che dovrà disputare i play-out e non più la sest'ultima. Quindi sicuramente una vera e propria rivoluzione. Masticano amare l'Avellinum, che ha dato la politica ai giovani, teoricamente con 5 punti e nella già quasi in prima categoria, però poteva sperare se le cose erano fatte in tempo. Certamente ci sarà tanto da parlare per questa decisione del comitato regionale. Analizzando la giornata, vince l'Apice 2-1 in classifica 65 punti, e sabato prossimo a Montesarchio sicuramente
Sarà una gara difficilissima, ma sarà un derby sannita, tutto spettacolo. Vince il Ponte, vince la Forza e Coraggio, D'Andrea a 13 gol in classifica, ritorna a essere il bomber che tutti abbiamo ammirato. Sicuramente è un bellissimo campionato di promozione dove seconda e quinta sicuramente è un play-out che almeno in questo momento non si farà, ma terza e quarta, Castelpote, Forza e Coraggio, con il Ponte che tallona a 39 punti, è tutto da giocare. E il Bellizzi che ne ha 38. Passiamo alla prima categoria, girone B, 23esima giornata. Rotondi Atletico Cerreto vince Atletico Cerreto fuori casa per 3-1. Orsara 2, San Martino Valle Caudino 3, Ariano Willy Cam 1-0. Borussia Aragonese San Nicola vince San Nicola fuori casa per 4-1. Frigento Viturano 1-0. Eraclea batte Grotta 4-1. Da segnalare la tripletta di Compierchio che sale nella classifica della cannoniera che diremo dopo. Riposava il Venticano, classifica. Grotta 58, Eraclea 53, San Martino 43, Viturano 40, Orsara 31, Venticano 30, Frigento 29, Atletico Cerreto 28, Willy Cam 27, San Nicola 23, Ariano 17, Rotondi 13, chiude il Borussia Aragonese con 3 punti. Prossimo turno, Atletico Cerreto Ariano, San Martino Valle Caudina Borussia Aragonese, San Nicola Frigento, Venticano Orsara, Viturano Rotondi, Willy Cam Eraclea, riposa il Grotta. Marcatori, Catarozzolo 25, Riccio 20, Compierchio e Fandini 15. Come abbiamo detto prima, il big match della giornata era la Crea surclassa con un poker il Grotta, 4-1, si rilancia in classifica, anche perché domenica prossima dovrà riposare il Grotta, quindi teoricamente l'Eraclea potrebbe arrivare a 56 punti a 6 giornate dalla fine e sicuramente è ancora tutto da giocare, tutto da vedere, un bellissimo duello per la parte alta della classifica. Ricordo che com'è la classifica attuale, 53-43, con l'Eraclea che ha già riposato, il San Martino e il Viturano sono chiamati a vincere sempre, altrimenti non si disputano proprio i playoff, va direttamente alla finale chi arriva secondo nel raggruppamento. Seconda categoria, girone B, 22esima giornata. Ponte batte Airola 3-0, Paco Sant'Angelo 2-1, Atletico Sannita Rotondi 1-1, Pannarano Gaspare Taddeo 1-1, San Marco Antonio Tedino 5-1. Sorpresa, La Fenice batte Ceppaloni 3-1, Molinara a Piedelcina 2-0, riposava l'Arienzo. A 6 giornate alla fine questa classifica. San Marco e Ceppaloni 45, Arienzo 43, Ponte 42, Pannarano 35, Molinara 34, Gaspare Taddeo 31, Paco 29, Rotondi 22, Atletico Sannita 21, Piedelcina 20, Antonio Tedino 19, La Fenice 16, Airola 13, Sant'Angelo 11. Marcatori, Masone 20, Pisano Porrino 19, Viscanto 17. Prossimo turno, Airola Molinara, Antonio Tedino La Fenice, Gaspare Taddeo San Marco, l'incontro più importante della giornata, Arienzo Paco, Ceppaloni Atletico Sannita, Rotondi Ponte, Sant'Angelo a Cupolo, Pannarano, riposa il Piedelcina. Come abbiamo visto, c'è stata la sorpresa, il Ceppaloni che nessuno si aspettava ci rimettesse le penne in quel di Paolisi contro La Fenice. Se è un campionato ancora bello in due smanze, anche se la lotta è serrata fra quattro squadre, San Marco, Ceppaloni, Arienzo e Ponte, le altre saranno lì ad inseguire sperando per l'unico posto che rimane nei playoff. Per questa puntata con la regia di Mario Melisi è veramente tutto, a risentirci alla prossima settimana sperando con nuove tematiche, soprattutto con tante cose di sport. Buonasera.